Bentrovati, dopo la pausa estiva riparte Agriverde con tante novità. Intanto saluto subito il presidente Massimino Magliocchi, allora ci ripartiamo presidente, saluto anche il dottor Nino Iannotta. Dicevo, si riparte dopo un'estate particolarmente difficile, abbiamo vissuto tantissime emergenze, la siccità, gli incendi, perché questa sarà ricordata l'estate 2017 come l'estate delle tante emergenze, emergenze che ovviamente hanno causato anche un po' di problemi all'agricoltura del territorio, gli incendi che hanno distrutto moltissime coltivazioni, la siccità che insomma ha causato anch'essa enormi danni. Presidente, allora, che ricadute quest'estate dell'emergenza ha avuto sull'agricoltura, in particolare sul comparto olivicolo calabrese? Beh, ricadute sicuramente sono state negative e non Drammatiche? possono essere, ecco, drammatiche, veramente preoccupanti, perché al di là di tutte le altre cose si sono abbinate più di una casualità di eventi che ha peggiorato ancora maggiormente quello che era l'andamento quest'anno di una campagna olivicola, diciamo, medio-alta, dove avrebbe dovuto essere. Però a causa di questa siccità le piante hanno sofferto molto, stanno soffrendo molto, perché anche se abbiamo avuto in questi ultimi giorni qualche pioggerella, sicuramente hanno solo rinfrescato un po' quella che era la pianta e l'aria, ma il frutto in sé sicuramente ne risente e ne risenterà se ancora si continua in questo. Gli incendi non c'è nulla da dire. Quest'estate eravamo quotidianamente circondati da questi fuochi, da queste falò che chi li ha prodotti sicuramente non hanno nessuna, non gli si può dare nessuna qualifica, se può essere fatto da pazzi, da Criminali. criminali, da gente senza, veramente senza anima, gente arida, perché chi produce un danno a quella che è l'ambiente, la natura, l'agricoltura, Mette a rischio la vita, delle persone. produce un danno innanzitutto a se stesso. Io spero che insieme a lei avremo modo di approfondire Certo, questo anche perché argomento, bisognerà quantificare adesso i danni, molte piante sono state i distrutte danni sono irrimediabilmente. ingentissimi. Sono veramente ingentissime, perché è a vista d'occhio. Quantificarli ancora, se si va alla conta, non si finisce di quantificarli, perché è veramente un obbrobrio quello che abbiamo Anche vissuto. piante di Quindi, ulivo secolari che sono state incenerite, purtroppo. perché E lì c'è la certo. storia dell'agricoltura, la storia dell'uomo, dei sacrifici dell'uomo per mantenere questi patrimoni, intere generazioni che hanno vissuto per il mantenimento di queste colture. Quindi è veramente stato un disastro nel vero senso della parola, più di un maremoto, di un terremoto, del tifone Irma che stiamo vivendo adesso Certo, quotidianamente. però non ci sono stati soltanto gli incendi e la siccità, anche l'allarme per quanto riguarda i parassiti. È vero, dottor Ian? Sì. Devo dire che anzi l'estate è iniziata proprio con un'emergenza fitosanitaria di cui si è preoccupata anche la Regione Calabria a livello istituzionale. Lo stesso Presidente Oliverio in qualche occasione aveva citato questa emergenza fitosanitaria e aveva anche mobilitato alcune pool di esperti. Si tratta di un attacco parassitario. Ancora una volta espressione dei cambiamenti climatici. Il tripide dell'olivo, ossia Liotrips olee, che è un piccolo insetto che attacca i frutticini appena allagati, non si vedeva in Calabria forse da secoli. Adesso è ricomparso improvvisamente all'inizio di quest'estate, gettando un allarme tremendo perché questo insetto, attraverso il suo attacco, rende l'olivina appena allagata nera e la rende caduca, va giù, quindi diciamo c'è stata un'emergenza molto, molto elevata.
che poi alla fine è risultata abbastanza ridimensionata, fortunatamente, perché ha riguardato solo una fascia dell'olivicoltura ionica catanzarese e non si è estesa su tutto il territorio calabrese. Ma c'è la mosca anche? Adesso invece si ripropone il problema della mosca, perché essendo le temperature scese improvvisamente, siamo passati dai 40 gradi adesso a 20, essendo aumentata la umidità relativa dell'aria, allora si sono ricreate le condizioni di sviluppo della mosca dell'oliva. Quindi adesso gli olivicoltori devono stare molto attenti a non farsi beccare da questi attacchi, perché rovinerebbero sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo una produzione che tutto sommato non era cattiva quest'anno. Purtroppo queste olive sono un pochino disidratate per effetto della siccità, delle elevate temperature, e quindi questo non ha favorito la sintesi lipidica, che invece ha bisogno di avere delle quantità di acqua, perché il metabolismo della pianta si avvale molto dell'acqua. Di contro però questa mancanza d'acqua permette di avere un maggiore accumulo di polifenoli, e quindi gli oli prodotti con queste olive, diciamo seppur disidratate, saranno ricchissime di polifenoli, che sono le famose sostanze antiossidanti molto benefiche per la salute umana e molto ricercate per gli oli di qualità. Ecco, quindi la qualità insomma non va a risentirne, no? Penso di no, se gli olivicoltori saranno attenti e adotteranno le misure di contenimento degli attacchi delle infestazioni della mosca, oppure ricorreranno a una raccolta anticipata, diciamo anticipando appunto le infestazioni e i gravi attacchi che normalmente in autunno la mosca ci riserva. Ci sarà una produzione inferiore quest'anno rispetto agli anni passati, proprio per queste tante emergenze a cui... No, forse insomma... rispetto agli anni passati no, perché noi abbiamo avuto delle annate tremende. Zero. Due anni fa proprio zero completa, l'anno scorso pure un'annata abbastanza cattiva, perché è da un po' di anni che purtroppo si sta verificando una serie di eventi che danneggiano moltissimo la filiera olivicolo-oleare, e quindi diciamo danneggiano molto anche la quantità. Il mondo olivicolo forse è uno dei maggiori a subire i danni dei cambiamenti climatici. Certo. Perché questi eventi legati a questi cambiamenti climatici purtroppo stravolgono non solo la fisiologia e il metabolismo delle piante ai fini produttivi, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo, ma stravolge anche i cicli biologici di questi parassiti, i quali impazziscono, pullulano e sono di difficile contenimento. A proposito di qualità, di filiera, nel corso dell'estate che ormai ci lasciamo alle spalle, ci sono stati diversi appuntamenti un po' su tutto il territorio regionale, un po' per fare il punto sulla situazione, per parlare proprio di filiera, di qualità dell'olio. Tra questi anche un interessante appuntamento che si è svolto a Cotronei, si tratta del premio Giulio Verga, che è giunto alla quinta edizione. So che il presidente Magliocchi, insieme al dottor Nino Iannotta, ha partecipato a questa serata, una bella serata con tanti esperti, presidente, è stata. Sì, è stata una serata molto interessante, ma anche da parte nostra di avere trovato un momento di un premio che si svolge qua in Calabria, che è a livello interregionale, ecco, come diceva lei, ha giunto alla quinta edizione, in continua crescita innanzitutto di partecipanti a questo concorso, quindi vuol dire che suscita interesse, specialmente per i nostri olivicoltori, è un segnale positivo a migliorarsi, a produrre sempre meglio, perché i premi innanzitutto servono a questo, certo. Cioè fare competizione, confrontarsi gli uni con gli altri, vedere e qualificarsi sempre meglio sia come produttore e sia anche come trasformatore. Per cui è stata un'esperienza molto, molto positiva, era la prima volta che partecipavo direttamente a questo evento, per me non ha potuto che essere una partecipazione positiva. Poi anche per il parterre che c'era, abbiamo visto la presenza di
del Presidente della Regione, interessatissimo a questa manifestazione, lo vedremo durante la trasmissione, e questo è quello che in me ha anche suscitato un momento di interesse, cioè a vedere e sentire che per l'olivicoltura, non come ogni volta abbiamo di che lamentarci, c'è un interesse diverso anche da parte delle istituzioni. Poi c'era anche la presenza dell'onorevole Nicodemo Oliveri, che è capogruppo PD alla Camera, cioè scusi, presidente della commissione agricoltura alla Camera, quindi una figura molto importante per non solo perché li ascoltiamo adesso, insomma, vediamo che cosa le loro sensazioni per questa bella manifestazione, che è stata anche un'occasione di confronto, no, tra il mondo dell'agricoltura e quello delle istituzioni, anche per vedere i correttivi, no, da apportare, che cosa bisogna fare per migliorare sempre più questa qualità dell'olio calabrese. Non è in discussione assolutamente, anzi viene riconosciuta a livello internazionale, quindi questo significa che gli sforzi, nonostante le difficoltà di cui abbiamo parlato, no, che si trovano ad affrontare gli agricoltori, i produttori calabresi, però riescono ad ottenere con capacità, perché noi calabresi abbiamo la testa dura, no, quindi non ci abbattiamo di fronte, non ci tiriamo indietro di fronte alle prime difficoltà, e quindi si riesce ad ottenere una qualità dell'olio che molti ci invidiano, come testimonia anche ai nostri microfoni Mauro Dacri, che è il consigliere regionale con delega all'agricoltura proprio per la regione Calabria. Ascoltiamolo. Come qualità, ormai il nostro olio non ha niente contro gli altri oli, anzi il nostro olio molte volte viene preso e portato fuori e viene utilizzato per aggiustare gli altri oli, quindi il nostro olio c'è solo bisogno di imbottigliarlo. Guarda, io facevo riferimento che siamo la seconda regione in Italia a produzione di olio, però se andiamo, per esempio, ci confrontiamo con la Toscana, lì ci sono 6.000 imbottigliatori, da noi ce ne sono 500 imbottigliatori. Se noi andiamo a vedere anche i trasformatori che sono in Toscana e che sono da noi sono 6.000 trasformatori, e questo cosa ci fa capire? Che ci fa capire che è un settore frammentato e quindi bisogna aggregarlo. Se noi pensiamo che è la coltura più diffusa nel territorio calabrese, a partire dalla porta d'ingresso fino alla porta d'uscita della Calabria, noi abbiamo questa produzione che rappresenta il 35% del nostro territorio. Qui tra grandi e piccole aziende sono 113.000 aziende, però la media di coltivazione di 1,40 m, quindi cosa ci vuoi? Ma molte volte queste, le piccole dimensioni non devono essere un punto di debolezza, poi abbiamo degli esempi anche che possono essere punti di forza. Beh, quelle che possono essere considerate, insomma, delle debolezze possono essere anche dei punti di forza, come diceva il consigliere Dacri, però diceva anche che è un settore ancora frammentario, no? Manca questa visione d'insieme, quindi bisogna lavorare in questa direzione, giusto? Chi mi risponde? Sì, certamente sì, perché uno dei punti critici maggiori della filiera è proprio quello della polverizzazione delle proprietà, la frammentazione fondiaria. Un'azienda media di 1 ettaro ovviamente non può consentire di effettuare investimenti tali da permettere l'utilizzazione delle tecnologie di cui oggi si dispone. Non so, pensiamo per esempio alla raccolta meccanica, ai mezzi per la raccolta. Su un'azienda piccola di 1 ettaro, 1,5 ettari, è difficile, certo, poter disporre di macchine che costano decine di migliaia di euro. E quindi lì poi si inserisce un altro discorso, che è quello dell'associazionismo. Ecco, bisogna mettersi insieme, perché il piccolo ormai non può competere. È cosa che in Calabria diventa fondamentale, perché, certo, una volta c'erano i grandi latifondi, adesso qualcuno ancora rimane, però nella maggior parte del tessuto produttivo olivicolo la media è quella che indicava poc'anzi l'onorevole Dacri. Anche perché dobbiamo, Presidente, non dobbiamo pensare soltanto ad una produzione destinata ad una piccola porzione di territorio, quindi abbiamo sentito anche le parole dell'onorevole Dacri che il nostro olio viene utilizzato anche per correggere, no, altri oli, quindi bisogna essere proiettati verso mercati nazionali e internazionali, quindi il produttore piccolo non ha la forza, i mezzi chiaramente per fare questo salto, no, di qualità nella produzione, giusto?
Credo che quello che diceva l'onorevole Tacri deve servirci a tutti noi, agli olivicoltori in particolare, come momento di stimolo. Quello che ha detto, dice, il nostro olio serve per migliorare gli altri oli. Quindi già questo la dice lunga e vuol dire che il nostro olio è fra i migliori in assoluto, come ce lo stiamo dicendo continuamente e come sappiamo benissimo che noi qua in Calabria abbiamo olio di esclusiva eccellenza. Quindi dobbiamo farlo questo sapere anche fuori. E quindi questo è un punto fermo, è un punto importante perché ecco, la presa di coscienza degli olivicoltori devono capire ancora meglio che invece di venderlo per migliorare gli altri oli, è venderlo e qualificarsi per porsi lui direttamente sul mercato, per avere quel valore aggiunto che oggi gli manca e di cui si lamenta. Noi come associazione ci stiamo sforzando tantissimo a far capire questi temi e queste cose, perché costituire una IGP Olio di Calabria è uno strumento importantissimo e serve a questo, cioè a qualificare ancora di più il nostro olio e dotarlo di un marchio dove il consumatore si ci avvicina ancora con più interesse e con più sicurezza. Non basta andare a dire al consumatore questo è il mio olio ed è il migliore, assaggialo perché è il migliore. Non è questo. C'è un marchio comunitario che lo identifica il territorio, identifica la qualità, sa che quel produttore lo ha prodotto in un determinato modo, per un determinato periodo, lo ha curato, ha fatto tutte quelle tecniche agricole per mantenere inalterate le qualità dell'olio. E il marchio naturalmente te lo dà a certificare e il consumatore ancora di più se non guarda più quella differenza di un euro, due euro, tre euro certo. Con un prodotto commerciale, va direttamente, ci va tranquillo, anzi lo cerca. È questo che noi, il messaggio che stiamo lanciando, proprio valorizzare in questo modo i nostri prodotti. Stiamo cercando di fare aggregazione, ci stiamo sforzando, noi come associazione facciamo già una nostra commercializzazione per conto dei nostri produttori, quindi ecco l'aggregazione che si sta producendo, il creare massa critica con tanti piccoli produttori, e questo lo stiamo facendo. Abbiamo creato la IGP appunto per avere quest'ulteriore balzo in avanti e dobbiamo saperlo utilizzare e ci auguriamo che questo da qui alla prossima campagna dia i suoi frutti. Con la passata campagna, anche se le produzioni sono state quasi nulle, abbiamo avuto una certificazione di circa 500 quintali di olio. Quindi la potenzialità è l'educazione a fare un prodotto, ci siamo avviati e ci stiamo sforzando a farlo. E questa è una cosa importante. Intanto torniamo a Cotronei perché abbiamo visto c'erano davvero tantissime persone, rappresentanti del mondo dell'associazionismo, dei produttori, delle autorità. E in questo momento ascoltiamo Natale Calvello che è il presidente del GAL Croton, un focus sulle difficoltà proprio che interessano il settore, un settore che però ha tantissime, come ormai lo stiamo dicendo da tanto tempo, ha tantissime potenzialità. Sentiamo. Alla difficoltà che esistono sul settore va anche elencata le potenzialità e le opportunità che questo settore offre, per cui lo stimolo è quello di vedere anche le cose positive sulle quali bisogna lavorare per avere risultati. È chiaro che è un settore che quasi ormai è perennemente in crisi. Però ci sono dei dati importantissimi dai quali bisogna partire, che possono un pochettino dare una svolta. Sono quella della qualità che ormai sta diventando un fatto comune dell'olio calabrese, le grandi quantità che possono aggredire grandi mercati e il marchio l'IGT Calabria che in qualche modo dà la garanzia di un prodotto controllato e che può quindi affrontare i mercati del mondo con più sicurezza e quindi legittimità. Su questo bisogna puntare, quindi è necessario che
tutti gli operatori del settore utilizzano questa grande opportunità. Questo è il punto, bisogna credere che questo marchio può aprire veramente spazi enormi, perché il discorso del consumo dell'olio va sempre più aumentando, paesi che abitualmente non consumavano olio oggi lo consumano, c'è spazio. Noi siamo una regione che ha grandi potenzialità su questo settore, credo sia il settore più importante sul piano economico dell'agricoltura. Quindi c'è la possibilità di lavorare, quindi l'incoraggiamento alle associazioni e ognuno a fare il proprio dovere, la propria parte. La Regione qui è chiamata a fare un lavoro di promozione insieme anche agli organismi che ci sono preposti, e quindi bisogna fare squadra per poter cercare di portare quest'olio veramente alla ribalta e avere dei risultati dell'economia che aiutano a superare poi i momenti di crisi. Beh, ascoltiamo anche Alessandro Zanfino, perché ha parlato delle misure del PSR per valorizzare e promuovere la filiera calabrese. Alessandro Zanfino, autorità di gestione PSR Calabria 2014-2020. Ascoltiamolo. Finanziamento sia fisico che finanziario, nel senso che come sapete abbiamo pubblicato un bel po' di bandi, circa 32 per 32 operazioni diverse del PSR. In termini di avanzamento finanziario siamo tra le regioni che hanno già speso di più, siamo a un 14% che ci colloca diciamo, tra le prime 5 regioni in Italia, e sicuramente siamo la prima regione del Mezzogiorno, la regione obiettivo convergenza. Ma questi dati, insomma, non ci devono far dormire sonni tranquilli, perché il PSR è una macchina amministrativa e finanziaria che deve servire alle aziende agricole, quindi i numeri che stiamo qui a dare servono solo se le aziende agricole riescono a fare gli investimenti e a produrre, diciamo, valore aggiunto sul territorio, sia in termini di redditività che in termini di occupazione. Questo è il dato che dobbiamo tenere ben presente. Il PSR, diciamo, ha una sua funzione quando riesce a generare valore sul territorio. Noi l'abbiamo fatto con dei criteri di selezione intanto che sono molto stringenti, perché abbiamo inserito nella selezione dei progetti proprio anche le ricadute occupazionali, cioè l'incremento di unità lavorative che un intervento crea, e soprattutto abbiamo inserito un business plan che è quello dell'ISMEA, molto anche, diciamo, corposo e pesante se vogliamo, per far sì che i progetti di investimento abbiano anche una ricaduta in termini finanziari sulle aziende agricole, cioè l'azienda deve dimostrarci come quell'investimento genera redditività. Allora potremmo, e sicuramente selezioneremo, i migliori progetti che garantiscono una qualità dell'investimento. Questo è fondamentale. Dobbiamo creare reddito in questa regione, l'agricoltura è in grado di farlo, soprattutto l'olivicoltura è in grado di farlo, perché con il nuovo IGP e soprattutto con la struttura solida delle aziende agricole e soprattutto con la qualità dei nostri prodotti olivicoli e oleari, abbiamo la possibilità di sfondare i mercati internazionali. E come lo faremo? Attraverso il PSR, lo dicevo poco fa, attraverso la misura della promozione. Beh, bisogna creare reddito con l'agricoltura, insomma il comparto olivicolo, abbiamo ascoltato, ha tutte le carte in regola per creare questo reddito. Ne parleremo tra poco, la linea adesso va alla regia. Beh, eccoci di nuovo in studio, abbiamo ascoltato davvero tante dichiarazioni interessanti, Presidente, nel corso della prima parte di questa nuova puntata di Agriverde, testimonianze, proposte, suggerimenti raccolti a Cotronei nel corso della serata dedicata al premio Giulio Verga, giunto alla quinta edizione. Spunti interessanti, abbiamo sentito le potenzialità, no, del nostro comparto, un comparto che ha tutte le carte in regola per creare reddito, le misure del PSR per favorire, no, questa creazione anche di reddito. C'è anche un capitolo importantissimo dedicato alla ricerca, perché il comparto olivicolo si fonda anche e soprattutto sulla ricerca, perché grazie alla sperimentazione e alla ricerca, vero dottore Iannotta, si riescono a raggiungere dei risultati importanti che consentono di avere un olio di qualità che ci invidiano un po' in tutti gli altri paesi, è così? Sì, è così. In proposito, io vorrei sottolineare come i politici in generale
e quelli calabresi in particolare, riferiti all'agricoltura e all'olivicoltura, indicano sempre la ricerca e l'innovazione come la panacea di tutti i mali, cioè gli indirizzi attraverso cui favorire lo sviluppo e quindi anche poi l'occupazione, il sostegno al reddito, eccetera. Quindi ricerca e innovazione a parole, però quando poi si è chiamate alla trasformazione ai fatti, cioè questi politici devono dare riscontri a queste parole, a questi concetti, poi nascono le falle. A questo proposito, per il settore olivicolo-oleario esisteva un centro di ricerca, l'unico centro di ricerca in Italia che si occupava della filiera olivicolo-olearia, situato proprio in Calabria, a Rende. Nel corso di una ristrutturazione ispirata dal Ministero e realizzata dal CREA, che è il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura, questo istituto ha rischiato di essere completamente cancellato. Poi alla fine, diciamo dopo diverse spinte, eccetera, è stato reinserito in un nuovo centro ad ispirazione di coltivazione arboree e messo insieme alla frutticoltura, insieme all'agrumicoltura, e quindi parzialmente è sopravvissuto. Però sarebbe veramente il colmo se si mettesse fine alla ricerca in olivicoltura, in Italia, che è una delle colture più importanti, soprattutto in Calabria, che è la seconda coltura, la seconda regione produttrice in Italia, e che rappresenta il 25% in media del PIL agricolo regionale. Allora, vedremo poi, è stata fatta una domanda specifica anche al governatore della Calabria, Mario Oliverio, che era presente a Cotronei nel corso di questa serata, vedremo proprio sul centro sperimentale di Rende che cosa ci ha detto. Intanto però ascoltiamo Nicodemo Oliverio, che era anche a Cotronei e ha parlato anche del piano olivicolo, no, a livello nazionale. Vediamo che cosa ci ha detto. Il piano olivicolo ancora non è partito, però il piano olivicolo credo che possa essere un punto di svolta del nostro sistema, perché intanto bisogna valorizzare i nostri tanti segmenti del settore. Bisogna sicuramente con il piano olivicolo individuare, studiare e valorizzare anche i nostri cultivar, che sono tante, 500 cultivar, e credo che la ricchezza anche del CREA Ole di Rende è quella di dare anche una banca, diciamo, di questo germoplasma molto, molto, diciamo, ricco, che può dare un aiuto non solo all'olivicoltura calabrese ma anche all'olivicoltura nazionale. E poi c'è un punto importante: noi dobbiamo aiutare il settore a trasformarsi, non può essere un settore arretrato, bisogna dare una mano anche per evitare, per superare la polverizzazione dei nostri impianti. Insomma, quando uno possiede un ettaro, insomma, di oliveto, difficilmente fa reddito, sopravvive, però non fa reddito. Bisogna cercare di favorire l'aggregazione, perché favorendo l'aggregazione, e questo il piano olivicolo ce lo dà, ci dà questa possibilità, favorendo l'aggregazione sicuramente noi saremo più competitivi nei confronti della grande distribuzione, nei confronti di coloro i quali comprano l'olio, ma nello stesso tempo crea le condizioni anche per stare assieme, per fare filiere, per avere più forza contrattuale nei confronti di tutto il mercato. C'è oggi un problema che riguarda tutta l'agricoltura, che resta soltanto il 17%, diciamo, a chi coltiva, agli agricoltori, mentre il resto del valore della filiera va altrove, e questo non può essere tollerato. Se noi vogliamo incidere sul sistema agroalimentare, dobbiamo anche riequilibrare la filiera. Insomma, non va bene che per comprare un caffè si devono portare 4 kg di clementino, oppure 12 kg di arancia a Rosarno, oppure mezza bottiglia di olio. Non va bene, perché bisogna riequilibrare, e credo che la forza anche della politica è quella di mettere dei punti, è quella di far capire che probabilmente non si può spingere soltanto su una parte senza valorizzare coloro di quali lavorano, perché poi c'è un caporalato diverso, che è quello del caporalato nei confronti anche degli agricoltori e dei coltivatori. Questo non va bene. Noi dobbiamo puntare proprio lo sguardo su questo e tentare di valorizzare la filiera, di riequilibrarla e di dare più forza agli agricoltori.
quindi dare più forza agli agricoltori. Commenteremo anche tra poco, Presidente, le parole dell'onorevole Nicodemo Oliverio, ma vorrei ascoltare anche Walter Placido, che è il Presidente di Confagricoltura. Abbiamo visto insomma questo confronto, questi suggerimenti che arrivano appunto dal mondo politico, istituzionale, dal mondo di chi vive quotidianamente anche i problemi sul territorio dell'agricoltura. Allora ascoltiamo Walter Placido. Ma il comparto olivicolo generale è un comparto importantissimo, strategico per quello che è lo scenario produttivo calabrese. Basti pensare che abbiamo una soia che supera il 33% in campo oleario e che siamo la seconda regione d'Italia come produttività. Oltretutto c'è da considerare che negli ultimi anni c'è stata una forte crescita per quello che riguarda la produzione di alta qualità, e questo non può che essere di maggiore valore utilizzando il riconoscimento dell'IGP Olio di Calabria. IGP che viene in porto dopo tanti anni di lungo sacrificio e di lavoro nei confronti del Ministero e della Comunità Europea, che finalmente vede il suo arrivo e che dal prossimo anno di fatto sarà ufficialmente utilizzabile da tutte le aziende che aderiranno al riconoscimento di indicazione protetta. L'IGP, Presidente, ricorre spesso, insomma il problema anche di chi fa agricoltura sul territorio, perché lo diceva anche l'onorevole Nicodemo Oliverio, è poco redditizio spesso, no, fare agricoltura qui sul territorio, viene una minima parte, l'agricoltore che abbiamo visto deve anche affrontare dei costi incredibili, deve anche insomma sotto questo cielo, come si dice, no? Deve anche fronteggiare le varie emergenze, la siccità oppure l'emergenza grandine, la pioggia, la neve, eccetera eccetera. È così davvero? Proprio sul campo si vivono davvero questi problemi, e la politica che fa per venire incontro alle esigenze degli agricoltori? Fra le difficoltà aggiungiamo anche il territorio, la conformazione, certo, territoriale, che l'uliveto da noi è tutto collinare, in pianura, tranne piccole realtà, ma il grosso, diciamo, è tutto collinare, quindi problemi sulla raccolta, eccetera, che si aggiungono e fanno un aggravio di costi ancora maggiori. L'IGP è creata appunto per dare quel valore aggiunto che dicevamo prima, sì, e che è emerso anche da chi poi ha seguito queste cose. La politica, come sottolineava l'onorevole Oliverio, c'è un piano olivicolo. Un piano olivicolo che noi non abbiamo nulla da eccepire così come è impostato, anzi dà la possibilità di innovazione degli uliveti, di innovazione per la trasformazione, di innovazione per le nuove cultivar. Quindi è un piano olivicolo che guarda al futuro, proiettato negli anni che sono a venire. È proiettato per una olivicoltura di qualità e concorrenziale a tutti quegli altri paesi emergenti che si stanno affacciando sui mercati mondiali. Cito l'Australia, il Cile, l'Argentina e tanti altri, per mettere da parte quello che è il Nord Africa che si affaccia sul nostro Mediterraneo. Ecco, questo naturalmente alla politica va dato atto che ha lavorato bene e sta lavorando bene. Se si segue così e si va avanti così, sicuramente gli olivicoltori non possono che essere riconoscenti a quello che la politica fa. È un piano olivicolo nazionale, che deve essere anche acquisito dalle regioni e quindi dalla nostra regione. Io spero che la nostra regione, e l'ho sentito anche dal nostro presidente, l'acquisisca in modo positivo, che non lo stravolga, ma i presupposti, ce lo ha detto anche lui, sono questi appunto di ancora forse migliorare, perché c'è molta sensibilità da parte sua a dare questa sterzata a quella che è il mondo non solo dell'olivicoltura ma dell'agricoltura in genere, anche perché lui è stato già assessore nelle passate legislature all'agricoltura, quindi conosce bene il comparto e siamo speranzosi su questo,
conoscendolo, io non posso che esprimere, ecco, nei suoi confronti in questo momento che un giudizio positivo, per così come abbiamo avuto modo di sentirlo. Vogliamo ascoltare allora le parole del governatore della Calabria Mario Oliverio proprio per quanto riguarda l'agricoltura e il comparto olivicolo calabrese. Sta crescendo l'interesse per l'olivicoltura della nostra regione. Nel corso di questi anni qualcosa si è mosso, c'è una cultura nuova, ci sono giovani che intraprendono, ci sono aziende che hanno adeguato, hanno accettato la sfida della qualità e hanno fatto un salto enorme, hanno prodotto e stanno producendo qualità. Segni importanti che si muove qualcosa di positivo nella nostra regione. E tuttavia devo dire che il settore olivicolo, che non bisogna dimenticarlo, pone la nostra regione al secondo posto in quanto a produzione di olivicola nel nostro paese, il settore olivicolo ha una grande potenzialità che non è ancora pienamente espressa, che deve essere aiutata ad esprimersi, perché noi siamo la seconda regione olivicola, ma siamo la regione che imbottiglia meno del 10% di olio. Certo, c'è poi tutta la parte sfusa, la parte che viene messa in lattine, però ecco, nel panorama delle regioni a vocazione olivicola del nostro paese, noi non esprimiamo pienamente quelle che sono le potenzialità che il settore ci offre. Quindi abbiamo una strategia per valorizzare pienamente questa filiera produttiva. E le risorse che abbiamo allocato negli strumenti di programmazione pensiamo di utilizzarle proprio per realizzare questi obiettivi. Sono risorse importanti, abbiamo allocato risorse importanti nel PSR, abbiamo allocato risorse importanti nel patto per la Calabria che abbiamo sottoscritto con il presidente Renzi il 30 di aprile del 2016 a Reggio Calabria. Sono risorse che possono e dovranno essere utilizzate a cofinanziamento di altre risorse nazionali. Penso ai contratti di sviluppo, una filiera importante sulla quale è possibile raddoppiare le risorse per alimentare il sostegno alle imprese, ma soprattutto per realizzare obiettivi di crescita. E il settore olivicolo, che ha una incidenza nella produzione interna lorda dell'agricoltura calabrese di oltre il 35%, è un settore a cui noi guardiamo con particolare attenzione. IGP è uno strumento formidabile, è uno strumento che è a garanzia della qualità del nostro olio. E l'olio che viene messo negli scaffali dei supermercati o che viene presentato in senso più lato al mercato e che si presenta sotto l'egida IGP è un olio garantito e quindi è una garanzia per il consumatore, per il mercato. Naturalmente noi dobbiamo utilizzare bene questa dimensione nuova che abbiamo conquistato, perché quelle potenzialità di cui parlavo prima che offre il settore olivicolo possano dispiegarsi pienamente e rapidamente, perché il problema è anche della velocità con la quale noi riusciremo a penetrare i mercati. Anche qui c'è una strategia che deve puntare all'aggregazione del prodotto da una parte, quindi incentivando l'aggregazione del prodotto, e dall'altra parte alla presenza sui mercati, alla penetrazione dei mercati. Anche in questo senso abbiamo una strategia concreta che stiamo portando avanti. Beh, Presidente, come abbiamo ascoltato dal Governatore Oliverio, c'è una strategia, no, per sfruttare al meglio le potenzialità del settore olivicolo calabrese, anche per commercializzarlo meglio, no, per farlo conoscere al meglio, come dicevamo prima, non solo sul territorio calabrese, ma è un prodotto che deve conquistare altri mercati nazionali ed esteri, quindi bisogna puntare
in alto, giusto? E l'IGP va in questa direzione, come abbiamo spesso detto. Quindi è convinto anche lei che ci sia questa strategia, che ci siano le idee chiare per fare decollare al meglio questo nostro prodotto, questo tesoro della nostra terra, perché poi è un vero e proprio tesoro che va riscoperto forse a volte. Noi abbiamo, lo dicevamo in un'altra trasmissione, una miniera a cielo aperto che abbiamo, una miniera di ricchezza per l'agricoltura e per la nostra economia. Volendo restare in, proprio in quelli che sono i dati economici di cosa rappresenta la nostra olivicoltura, dalle passate campagne noi abbiamo avuto circa una commercializzazione di 140 milioni di euro per tutta la regione, di cui solo Cosenza ne rappresenta circa 35 milioni. Ecco, già queste cifre ci fanno capire il valore dell'olivicoltura per l'economia calabrese. La strategia dell'IGP è proprio quella di far conoscere bene, meglio e valorizzare all'estero, nei mercati esteri, sui mercati esteri, il nostro prodotto. Un prodotto che purtroppo non è conosciuto per il valore che esprime, ma non è conosciuto neanche come provenienza, perché si diceva prima, certo, il nostro olio aveva altri canali. Ma la nostra, il nostro obiettivo, la nostra politica è quella di far conoscere l'olio Calabria e quindi dare la possibilità ai nostri olivicoltori con il sistema e il marchio IGP di avere quelle soddisfazioni che non riesce ad avere individualmente oppure senza un marchio adeguato. Perché è inutile a ripeterci quello che rappresenta, certo, e che vuol dire l'IGP. È uno strumento importante in mano agli olivicoltori che saranno loro a doverlo saper usare e utilizzare. C'è questa consapevolezza. E ci deve essere questa consapevolezza, ma devo dire che questa consapevolezza la stanno acquisendo gli olivicoltori. Ecco, questo, il premio Verga è uno dei tanti premi che si fa in Calabria e che è un segnale positivo proprio in questa direzione. Cioè gli oli che sono stati premiati sono di eccellenza, sono stati sottoposti al panel e cose, quindi si va su questa strada. Le istituzioni, stiamo vedendo che c'è questa sensibilità, la sensibilità del nostro Presidente della regione a qualificare sempre meglio e ad essere di supporto sempre maggiore alla nostra olivicoltura c'è. Lo dico con date di fatto perché proprio ieri in regione abbiamo avuto una riunione su questa direzione, cioè su come porci con questi nuovi strumenti del PSR, del piano olivicolo e di tutte le altre cose che ruotano intorno a questi nuovi finanziamenti per il miglioramento della nostra agricoltura. C'è una volontà veramente forte, sentita da parte della Regione e ieri abbiamo dato insieme a loro degli indirizzi che si dovranno concretizzare a breve e credo che ci riusciremo, insieme facendo veramente tutti insieme, lavorando. La rete, insomma. Facendo rete, si riuscirà a far conoscere il nostro prodotto sui mercati mondiali in un modo diverso e dare quello sviluppo ai nostri olivicoltori. Questo è l'obiettivo principale. Siamo quasi in chiusura, Presidente, però abbiamo detto che la domanda che abbiamo fatto al Governatore Oliverio è relativa anche al Centro Sperimentale di Rende. Torniamo, facciamo un passo indietro, torniamo alla ricerca, allora vediamo che cosa ha detto, no? Gli impegni per quanto riguarda questo Centro di Rende che si è trovato un po', possiamo dire, in bilico, sul filo di lana. Vediamo cosa ci ha detto il Governatore Oliverio. L'ho sempre difeso, il Centro Sperimentale di Olivicoltura Calabrese. E in quegli anni, mi ricordo, è stato lo strumento di cui la Regione si è avvalsa, parlo degli anni in cui era solo l'agricoltura, per elaborare quel piano olivicolo, ma soprattutto per dispiegare sul territorio un progetto di ricerca importante, un progetto di ricerca, perché noi abbiamo, grazie all'Istituto Sperimentale di Olivicoltura, abbiamo
recuperato varietà importanti, le abbiamo valorizzate e negli anni passati, in questi ultimi anni, c'è stato un processo di riorganizzazione degli istituti sperimentali e della ricerca in agricoltura. Io personalmente non ero presidente della regione in quella fase che è stata definita quella riforma, e io mi sono fatto sentire anche da presidente della provincia, perché ritengo che quella riforma doveva salvaguardare un patrimonio che nel corso degli anni sul campo ha dimostrato di essere utile, ha dimostrato di produrre innovazione attraverso la ricerca, la sperimentazione del nostro patrimonio olivicolo in questo caso, ma credo che noi abbiamo bisogno, dico come paese, abbiamo bisogno di recuperare attenzione verso la ricerca. Dobbiamo recuperare attenzione verso la ricerca. È stato difeso da tutti, a quanto pare, questo centro sperimentale di Rende, ma poi, insomma, alla fine che cosa è successo? Tutti l'hanno difeso, ma... Tutti l'hanno difeso, però alla fine è stato decapitato, perché prima si occupava di tutta la filiera olivicola olearia, adesso invece teoricamente rimane soltanto il segmento agronomico della filiera, perché essendo inserito in un istituto di coltivazione arborea rimane di competenza tutta la parte agronomica, mentre invece la grande esperienza accumulata nel settore dell'elaiotecnica e nel settore dell'elaiochimica spetterebbe ad altre istituzioni. E questo è un grave handicap per l'istituto stesso, che ha perduto non solo la sua autonomia, ma soprattutto ha visto recisa la filiera olivicolo-olearia. La Regione che cosa avrebbe potuto fare? Forse qualcosa sarebbe stata auspicabile, magari attraverso la via della conferenza Stato-Regione, che è tanto influente presso il CREA e presso il Ministero dell'Agricoltura, avrebbe potuto un pochino alzare la voce e difendere questa unica istituzione che era presente sul territorio calabrese e farla rimanere là dove era, con tutta la filiera, come del resto è stato fatto per la filiera vitivinicola italiana, che è rimasta, o come altre filiere che sono rimaste tale, e non quella dell'olivicoltura, che è rimasta gravemente danneggiata. È un vero peccato questo. È un vero peccato anche alla luce di quel che dicevamo prima, perché i politici esprimono sempre una grande fiducia nei confronti della ricerca, dell'innovazione, quando fanno i discorsi, quando analizzano le crisi, i punti critici delle filiere, i punti critici dell'economia agricola e olivicola in particolare, però poi quando si tratta di difenderle queste istituzioni ai quali vengono riconosciuti i meriti, perché il Presidente Oliverio riconosceva i meriti del centro di olivicoltura di Rende, dove praticamente si sono raccolti notevolissimi successi. Noi abbiamo una raccolta di germoplasma, cioè un insieme di cultivar poste tutte nelle stesse condizioni a Mirto, che è la più grande del Mediterraneo e forse del mondo. Ci saranno dei meriti nell'aver costituito una cosa del genere, che apre, schiude le porte della ricerca. Perché tenere le diverse varietà nelle stesse condizioni pedoclimatiche significa effettivamente avere la base attraverso cui i ricercatori poi possono sviluppare le loro ricerche, i loro progetti di ricerca. Beh, c'è lo spazio soltanto per la nostra rubrica Consigli fiscali per gli agricoltori. Grazie davvero al Presidente Matrogliocchi, grazie al Dottore Iannotti e grazie a voi che siete rimasti anche oggi in nostra compagnia. Cari amici telespettatori, benvenuti ad una nuova puntata dell'Agenda dell'Agricoltore. Oggi ci troviamo con la dottoressa Bianca Piovano, presidente dell'ONAS, l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Salumi, che tiene a Cosenza proprio un corso per gli assaggiatori di salumi, che è una nuova specialità che si abbina ovviamente anche a quelle che possono essere i corsi per assaggiatori di vino, per assaggiatori di olio, in una terra che è l'eccellenza per quanto riguarda i salumi del suino nero di Calabria.
Dottoressa Piovano, qual è l'attività principale dell'ONAS a livello nazionale, visto che si trova qui in Calabria, in questo corso a chi è rivolto? Allora, l'ONAS è nata nel 1999 a Cuneo. Abbiamo 4.000 soci ormai in tutte le regioni italiane. Abbiamo già fatto 2 corsi in Calabria, questo è il terzo. E il fine, diciamo, di questa associazione, che è no profit a livello volontaristico, noi siamo tutti volontari, è quello di formare dei tecnici assaggiatori che siano in grado di capire le caratteristiche sensoriali dei loro prodotti, nel senso di prodotti di una determinata regione, prodotti di una determinata azienda, prodotti di una determinata cultura. La Calabria è una terra fortunata, ha 4 DOP e quindi direi che il connubio Calabria-ONAS era ed è più che mai doveroso. Il fine è quello di far sì che ogni azienda, ogni consorzio, ogni entità anche pubblica possa avere un panel di degustazione per valutare in proprio i propri prodotti, ma soprattutto per vedere di mantenere l'alto standard qualitativo che la Calabria ha, che forse non è così conosciuto, almeno noi veniamo da Cuneo, quindi la Calabria è un po' lontana da noi, e noi vorremmo, diciamo, con questo anche scambio culturale, oltre che scambio formativo, contribuire a diffondere questa cultura del salame e dei salumi DOP calabresi anche al nord, dove salvo le persone che provengono già da questa terra, gli altri conoscono poco questi prodotti, che a mio modesto modo di vedere, proprio anche per il maiale nero, per altre caratteristiche, vanno fatte conoscere. Quindi io sono ben contenta, la prima volta che vengo in Calabria, spero di tornarci per poter contribuire nel nostro piccolo come associazione di volontariato a questo progetto che ritengo molto ambizioso ma anche molto valido. Certo, e questo soprattutto è diciamo, un punto a favore per quanto riguarda la valorizzazione delle nostre tipicità, ma poi soprattutto attraverso corsi di questo tipo i panel che verranno formati possono soprattutto essere di supporto alle aziende per la promozione del prodotto e per spuntare quel famoso valore aggiunto che permette alle aziende di essere presenti sul mercato. In questo momento, in questo corso, quanti formatori stanno partecipando? Allora, in questo corso abbiamo 31 persone che stanno facendo il corso. Con l'ARSAC metteremo a punto un primo panel di 10-20 persone, bisognerà vedere, perché non tutti hanno naso e palato per poter far parte del panel, tutti possono assaggiare e poi chi avrà più naso e più palato potrà far parte del panel e gli altri continueranno ad esercitarsi. Questi panel al nord vengono fatti dalle grosse aziende, cioè le grosse aziende hanno il loro panel, no? Le piccole aziende fanno un panel come consorzio, stiamo lavorando molto con i consorzi toscani per fare, diciamo, dei panel che servono tutti i consorzi, dalla finocchiona agli altri prodotti, diciamo, toscani. Qui penso che si potrà fare un panel che serve ai 4 DOP, poi quando le aziende più grandi vorranno farsi un loro panel, faranno altri panel. Il fine è sempre quello di assaggiare, degustare per migliorare se possibile, ma soprattutto per mantenere lo standard qualitativo elevato. Perfetto, e soprattutto per far conoscere i prodotti. Dottoressa, noi la ringraziamo di essere stata con noi in questa giornata e io vi ricordo le scadenze.